Non un'aula piena, ma una stanza vuota. Non una commissione di laurea dall'altra parte del tavolo a giudicarti, ma una discussione a decine e decine di chilometri di distanza. Sono le sessioni di laurea di marzo dell'Università di Bologna. A raccontarcele sono Giacomo e Gianluca, che fino a poco tempo fa non avrebbero pensato assolutamente che si sarebbero laureati stando in camera o a pochi passi da casa. Venerdì mi sono laureato in ingegneria meccanica alla magistrale. Mi sono laureato il 13 marzo in fisica presso l'Istituto Augusto Righi di Bologna. Come si è svolta la tua seduta di laurea? La laurea si è svolta in maniera telematica e tramite la piattaforma creata dall'università ho potuto condividere il mio schermo e presentare a tutta la commissione la mia tesi. La mia seduta di laurea si è svolta online attraverso l'utilizzo del programma Microsoft Teams. Eravamo in 32 a laurearci in giornata, partivamo alle 9 di mattina e finivamo all'incirca alle 6. Ne avevamo 4 ogni ora e all'interno di quest'ora ognuno aveva 15 minuti, divisi in 10 minuti di discussione e 5 minuti dove i prof si ritiravano a decidere il voto e proclamazione. Come abito a casa ho il segno, la mia connessione non è abbastanza potente da supportare una chiamata, quindi ho chiesto al sindaco del mio paese, Giorgio Sagrini, di mettere a mia disposizione una sala del comune. Lui ha accettato la mia richiesta, un po' particolare, e mi ha messo a disposizione la sala del consiglio comunale. E, ovviamente ero da solo, però colgo l'occasione per ringraziare lui e tutti i dipendenti comunali che durante la mattinata non hanno perso occasione comunque di incoraggiarmi. Hai sentito la mancanza di amici e familiari? Sì, ovviamente ho sentito la mancanza di amici e familiari, anche perché una festa senza amici e parenti non è una vera festa. Però non è una delle cose più importanti in questo periodo e in più il rettore dell'Università di Bologna ha detto che più avanti organizzerà lui una giornata per i festeggiamenti per chi si è laureato in questa sessione. E in più anche io in privato potrò organizzarla più avanti in una sessione di festeggiamento. L'Università di Bologna ha messo a disposizione una data in cui farà la proclamazione formale una volta finita l'emergenza sanitaria, pertanto la festa è solo rimandata e quindi potremo festeggiare comunque insieme a tutta la nostra famiglia e ai nostri amici. Come valuti le strategie messe in campo dall'università per svolgere le sedute di laurea in sicurezza? Sono soddisfatto delle modalità di svolgimento dell'esame, poiché sono convinto che l'università abbia trovato una strategia molto efficiente per riuscire a laurearci tutto in tempo, rispettando comunque tutti i decreti emanati dalla nazione. E non avrei saputo trovare alternative che potessero soddisfare appunto tutte le restrizioni di questo caso.